Immediatamente decidono di minare tutti i palazzi intorno a Via Rasella e farli saltare giù con tutta la gente dentro, mentre lì c'è anche il conte Mauthausen, che è un diplomatico tedesco, una persona un po' più moderata, e capisce, insomma, cerca di calmare gli animi, che non si può fare una cosa del genere, perché tra le altre cose, non perché magari era buono, perché Roma poteva insorgere proprio, no? Col fatto che ormai gli alleati stavano vicini, insomma, e quindi cosa? Allora vabbè, decidono prima di fare una rappresaglia 51, 50 italiani per ogni tedesco morto, insomma. Poi vabbè, alla fine trattano e sembra che avvertono anche il generale Kesterling. Allora parte alla fine l'ordine che devono unire entro 24 ore, una cosa in gran segreto deve essere fatta, 10 italiani per ogni tedesco uscito, per ogni tedesco morto. A quel punto i tedeschi morti erano 32 e quindi decidono che devono morire 320 italiani, insomma. Allora, che cosa fanno? Dicono, a chi diamo questo incarico? Dice, lo diamo al battaglione Bozen, che è stato, è lui che è stato attaccato. No, e loro si rifiutano perché dicono, no, noi è il momento che siamo così, insomma, dobbiamo riprenderci, non se... Allora viene interpellata la Wehrmacht, e anche la Wehrmacht si rifiuta, perché dice, non possiamo fare una strage così. Dice, queste qui sono cose che riguardano più le forze di polizia, noi siamo l'esercito, non lo facciamo. A certo punto chi è che se ne interessa, chi se fa avanti, chi se ne interessa? Il tenente colonnello Camper. Lui praticamente prende l'incarico di fare questa rappresaglia entro 24 ore. E così subito deve cominciare a organizzarsi, insomma, perché ormai si era fatta già sera nel frattempo, comincia subito a organizzarsi. Allora, avevano rastrellato circa 110 persone proprio lì dalle parti di Via Tasso. Va bene, però non tutte queste qui finiranno alle fosse ardeatine, perché c'erano anche donne e adulti, e quindi vengono poi discriminate, una parte solo finiranno alle fosse ardeatine. C'erano nei carceri, nel carcere del Giraceli, che c'erano dei prigionieri, c'erano dei partigiani politici, insomma, e c'erano anche ebrei, circa 70 ebrei. Poi anche a Via Tasso c'era altra gente. Insomma, la mattina del 24 marzo Kappel aveva messo su circa 280 persone, questo è il discorso, ne mancavano quindi qua circa 50, che lui che cosa fa? Interpella il questore Caruso e dice di conservargli subito 50 persone, che il questore Caruso si dà da fare e gli rimedia queste 50 persone, che poi a guerra finita praticamente verrà processato per questo e condannato a morte, insomma, proprio per questo, per dato questi altri 50 civili, insomma. Allora che cosa succede? Siamo la mattina del 24 marzo, che cominciano a partire i camion militari, quelli con i deloni coperti, da Regina Celi, da Via Tasso, fanno la via Ardeatina, via Appia, via Ardeatina, e raggiungono le cave Ardeatine, che era il posto scelto per questo, diciamo, per questa rappresaglia, che più che rappresaglia la chiamo mattanza, perché poi là dentro loro hanno ammazzato anche dei bambini dei 14-15 anni. E quindi non è stato proprio un atto di guerra, come si dice. E quindi che succede? Che allora da lì cominciano, scendono, questi qui li fanno entrare dentro una galleria, c'era una grotta in fondo abbastanza isolata, e lì piano piano li fanno entrare 5 per volta, e dietro di loro c'erano 5 tedeschi, dietro di loro, che gli devono dare il colpo. Il colpo, per ordine di Kappler, doveva essere preciso, in modo di far presto, non si doveva perdere tempo, e poi sprecare anche meno pallottole possibile, la cosa che serviva. Poi sembra che le cose non sono andate così, perché sembra che ci sia stato qualche caso di ribellione, però questo qui credo adesso poi possiamo riparlarne. Quindi che cosa è successo? Che poi, nel frattempo, poi Kappler, la mattina, la notte, era morto un altro tedesco, quindi erano 33 tedeschi, ma Kappler aveva ricevuto l'ordine per 320 italiani che devono morire. Lui, di sua iniziativa, ce ne mette altri 10. Poi, man mano che li facevano scendere ai camion, li uccidevano, è successo di questo, che contata la 330ª persona, quante dovevano essere quelli, se ne sono ritrovati anche 5 di più, perché evidentemente nella confusione nel frattempo ne erano capitate 5 persone in più, e loro hanno ammazzato anche quello, e quello è stato il motivo per cui Kappler poi è stato condannato, perché lui diceva che seguiva gli ordini, però lui è stato condannato per il trattamento disumano che aveva riservato a questi prigionieri, perché della grotta dove li hanno uccisi era abbastanza piccola. E quindi alla fine, dato che non c'entravano, lui è costretto a far salire, man mano che entravano, questi poveracci sui cadaveri dei compagni morti un attimo prima. Tant'è vero che poi hanno aperto questa cava, c'era una catasta alta circa un metro e mezzo, insomma, perché erano saliti uno sull'altro, insomma. E lì praticamente è finito anche mio padre, insomma. Ecco, fino a quando questa cosa che è rimasta segreta, perché poi dopo, il giorno dopo, era uscito sull'Osservatore Romano e su un altro giornale, sul Messaggero,
l'articolo, perché non si sapeva niente, però c'era un articolo che diceva che il 23 marzo era stato attaccato il battaglione Bozen da un gruppo di banditi comunisti badogliani, questa era la frase esatta, e quindi qui erano morti 32 tedeschi, e per ordine del Führer, perché sembra che l'ordine sia partito da lì, dovevano morire entro 24 ore 10 italiani per ogni tedesco morto, e concludeva con l'ordine stato eseguito, quindi era già successo tutto. Questo lo dico perché per tanti anni, anche io, una cosa che ho sempre saputo, che la colpa della strage delle fosse ardeatine era praticamente dei partigiani che avevano fatto l'attentato. Insomma, tanto è vero che io sono andato a parlare, perché ancora è vivente, proprio la persona Bentivegna che ha acceso la miccia. Ho detto: come mai è stato fatto un attentato con una occupata? Perché hanno detto che loro erano militari, proprio loro ricevevano gli ordini. Dice: poi vedono tante cose che non andavano. Dice: io avevo degli amici, due famiglie di ebrei che sono spariti così, so che sono, perché erano andati e l'avevano fatti portare ad Auschwitz, capisci? E quindi dice: noi abbiamo fatto questo attentato, insomma, proprio perché era un ordine che avevamo ricevuto, perché eravamo organizzati militarmente, loro ricevevano gli ordini proprio dal governo Badoglio, diciamo, che era in atto, no? Però lui mi ha detto: dice, mi dispiace che tu c'hai tuo padre lì, che dice quello che ti posso dire, però che se noi sapevamo della rappresaglia, i tedeschi lì non ce l'avremmo fatti arrivare, insomma.